È destinato a continuare il braccio di ferro fra strada dei parchi e istituzioni sulla chiusura del traforo del Gran Sasso prevista dal concessionario di A24 e A25 per il 19 di maggio. Nel primo pomeriggio in procura a Teramo si è concluso un incontro a cui hanno preso parte, oltre ai magistrati titolari dell'inchiesta sul presunto inquinamento dell'acquifero del Gran Sasso, tutti gli attori di questa vicenda, oltre al capo di gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Gino Scaccia, e al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Scaccia, a margine della riunione, ha commentato che Strada dei Parchi si aspetta un atto di discarico di responsabilità che prima del processo nessuno può dare, invitando nuovamente il concessionario autostradale ad avviare subito le opere di riduzione e mitigazione del rischio, con le quali, ha aggiunto, nessuno potrà imputare alcunché. Parole di rassicurazione sono arrivate dal presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, che attende l'approvazione dello sblocca cantieri perché si acceleri sulla messa in sicurezza dell'acquifero. Noi d'altronde abbiamo sempre, sin dall'inizio, ritenuto una forzatura quella di Strada dei Parchi, di minacciare questa chiusura delle gallerie. Se cercava rassicurazioni sul fatto che tenerle aperte non aggrava la sua posizione, è nei fatti, perché l'indagine è chiusa, quindi il processo inizia a settembre, non è che ci sono ulteriori atti che debbano essere compiuti. Comunque Regione, Ministero, tutte le istituzioni si sono presentati oggi qui in procura anche per rappresentare i passi in avanti che stiamo facendo per risolvere il problema, quindi il sblocca cantieri che conterrà le norme che il governo sta predisponendo per individuare commissario e risorse per dare soluzione definitiva al problema, e nel frattempo un rafforzamento dei protocolli di vigilanza, di monitoraggio sulle acque. Insomma, stiamo tutti facendo passi in avanti è quello che serve per arrivare a risolvere la questione, e credo che alla luce di questo anche Strada dei Parchi si debba sentire serena. Intanto all'Aquila questa mattina si è svolto il Consiglio Comunale straordinario che ha discusso della questione Gran Sasso. Sia Regione e Ministero hanno rassicurato i sindaci del territorio presenti all'Assise sul lavoro che sarà fatto per la messa in sicurezza, mentre il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, dopo aver sospeso la manifestazione di protesta, con un comunicato è tornato ad attaccare Strada dei Parchi, che in mattinata ha diramato una nota in cui si ribadisce la decisione di voler chiudere il traforo. Adesso basta, ha tuonato D'Alberto. Il perseverare di tale posizione di opposizione alle richieste e alle sollecitazioni dell'intera comunità istituzionale, ha scritto il primo cittadino teramano, è un atto di gravissima deresponsabilizzazione che potrebbe configurare una interruzione di pubblico servizio e una compressione del diritto costituzionale alla libertà di circolazione, rispetto ai quali si dovranno assumere gli atti conseguenziali. D'Alberto, infine, ha invitato tutti a fare un passo avanti e a non tornare indietro, chiedendo a Strada dei Parchi di togliere dai display posizionati nella tratta autostradale l'informazione sulla chiusura del traforo.